Oggi presentiamo L'Abisso, primo episodio dei Diari della Grande Guerra, una serie internazionale prodotta in occasione del centenario del primo conflitto mondiale. La storia di uomini e donne che hanno vissuto sulla propria pelle quei tragici eventi. 14 vite travolte dall'immane catastrofe ricostruite attraverso diari e lettere. 14 protagonisti scelti da un team internazionale di autori e ricercatori in 4 anni di lavoro. 14 esistenze per raccontare un'ecatombe. In questa prima puntata, siamo nell'estate del 1914, si parte per il fronte. Molti soldati credono di tornare a casa per Natale, ma è solo un'illusione. Buona visione. Potevamo viaggiare dall'Oceano Atlantico al Bosforo in pochi giorni. Le ferrovie collegavano i più remoti angoli d'Europa. Le distanze non avevano più alcuna importanza. Tutto sembrava possibile. L'unica cosa che dovevamo fare era sognare in grande. I bambini erano emozionati dalle velocità vertiginose che la nuova tecnologia offriva. Il futuro era a portata di mano. Sembrava così radioso e leggero, ma non avevamo idea di quanto fosse incerto il terreno su cui ci muovevamo. Fino all'estate del 1914. Quel primo di agosto cercavo mio padre tra i campi. Papà! Le campane riecheggiavano da ore. Papà! Era successo qualcosa. Papà! Quando non è un giorno di festa, le campane suonano solo se accade qualche disgrazia. Papà! Papà! I rintocchi provenivano anche dal villaggio vicino. Com'era diverso il loro canto quel giorno. Sembrava che implorassero l'aiuto di qualcuno. Papà! Papà! Che succede? Marina. Mio padre era il colonnello dei cosacchi del Kuban, un uomo orgoglioso e severo. Quel giorno mi strinse e mi baciò senza parlare, come non aveva mai fatto. Cinque settimane prima. Sarajevo, capitale della Bosnia. Il 28 giugno 1914 la città attende il principe Francesco Ferdinando d'Asburgo. All'improvviso risuonano gli spari. Francesco Ferdinando e sua moglie Sophie vengono assassinati in pieno giorno. La morte dell'erede alla corona getta le più antiche case regnanti d'Europa nello sconforto e in una rabbia impotente. Perché ben presto emerge la verità. L'istigatore dell'attentato viene dalla vicina Serbia. I generali austriaci inneggiano a una guerra contro il terrorismo, una spedizione punitiva contro la Serbia. A Sarajevo viene dichiarato lo stato di emergenza ed è mobilitato l'esercito.
La Serbia richiede l'aiuto della potente Russia, mentre l'Austria ripone le sue speranze nell'alleata Germania. Non lo firmerò mai. Devo andare al fronte. Smettetela di trattarmi come un bambino. Per noi lo sei. La patria non ha ancora bisogno di te. Forse non degli altri miei coetanei, ma di me sì. Karl si opponeva con tutte le sue forze. Cerca di ragionare. Non capisci. Gli ero grata per come si batteva per nostro figlio. Non devo ragionare, ma agire. E basta. Peter, ti prego. Che ne sarà della patria tra 20 anni se morirete tutti? Goethe Kollwitz è l'artista più celebre della Germania. Le sue tematiche sono la miseria sociale, la protesta e la morte. È una convinta socialdemocratica che vive a Berlino con la famiglia. Il marito Karl è medico. L'impero tedesco, con la sua capitale in rapida crescita, è ormai una potenza mondiale di stampo moderno. Ma è la nobiltà ultraconservatrice prussiana a detenere il vero potere. Alla loro testa c'è l'imperatore Guglielmo II, un sovrano che sembra confondere il mondo con un palcoscenico teatrale. Le vittorie militari contro gli stati vicini sono ciò che ha unito la Germania, ma l'hanno anche condotta all'isolamento. La nazione si sente circondata da potenze ostili. L'unico alleato rimasto è l'impero austro-ungarico, governato dal suo vecchio imperatore Francesco Giuseppe, e Guglielmo intende sostenerlo nella sua guerra. Il mio animo era scosso da inquietudine e disperazione. Alla sola idea di sacrificare Peter. Non puoi aspettare che ti chiamino alle armi. Una volta mi hai promesso che non sarai mai stato un vigliacco. Mai. Che c'entra la vigliaccheria? Vanno tutti. Non posso essere da meno. Questa guerra cambierà tutto. Renderà tutto migliore. Non lo capisci? Era inutile discutere perché ascoltava solo il richiamo della guerra dentro di lui. Il piano di guerra tedesco prevede innanzitutto di marciare contro il suo nemico storico, la Francia. Il Belgio neutrale è considerato un corridoio sicuro. Parigi deve essere occupata in 6 settimane. Solo allora l'esercito potrà muovere a est contro la Russia, alleata della Francia. È un piano per una guerra su 2 fronti. Ma i tedeschi confidano in un'azione rapida e decisa per mettere fuori gioco prima la Francia. All'inizio di agosto del 1914, l'impero tedesco dichiara guerra alle vicine Russia e Francia. Gli uomini esibivano coraggio e sprezzo della morte. Non mostravano alcuna emozione. Ho ricordato un'antica usanza in tempo di guerra di cui mi aveva parlato mio padre. Le donne seguivano i cosacchi in guerra e restavano vicine all'esercito. Perché ora dovrebbe essere diverso? Papà! Portami con te! Papà! Portami con te! Papà!
Una sola parola risuonava nelle mie orecchie. Guerra, guerra, guerra. Contro chi e perché? Lo zar aveva dato l'ordine, i cosacchi non fanno mai domande. La 14enne Marina Jurlova è originaria di un piccolo villaggio nel sud della Russia. Il padre è sempre pronto per la guerra, come tutti i cosacchi del Kuban. I cosacchi costituiscono la guardia personale dello zar e lo onorano come un sovrano inviato da Dio. Sotto lo zar Nicola II, lo sconfinato impero russo è governato ancora secondo principi medioevali. La nobiltà, l'esercito, la chiesa e la polizia segreta esercitano un potere illimitato in nome dello zar. Ma allo stesso tempo la Russia conosce il più alto tasso di crescita economica dell'Europa orientale. L'occupazione è in costante incremento. Ma sono in pochi a beneficiare di questo sviluppo. La maggior parte della popolazione vive in uno stato di totale miseria. Scoppiano sempre più rivolte che minacciano l'autorità dello zar. Per la classe dominante, la guerra rappresenta una panacea in grado di conferire nuovo splendore alla monarchia. Correndo in difesa della Serbia, la nazione lacerata può essere riunita sotto lo stendardo della Chiesa ortodossa. Le popolazioni di ognuno degli stati coinvolti ritengono di essere stati attaccati e credono di dover difendere le loro patrie. Tedeschi, russi, austriaci e francesi entrano in guerra, spinti tutti da ragioni non dissimili. Il ragazzo deve decidere da solo. È cresciuto così. Ma non lo abbiamo cresciuto perché fosse un soldato prussiano. Per l'imperatore, Dio e la patria, davvero. Lascia stare l'imperatore. Questi giovani sono come una fiamma, tenaci, sereni, integri. Forse tu invidi la loro capacità di sacrificarsi. Sei tu la responsabile. Non il ragazzo. Non il libero arbitrio. Tu. Tutto era pronto. Il sacrificio che mio figlio mi ha chiesto, nel quale ho trascinato Carla. C'era un motivo dietro la mia nuova visione della guerra. Per la prima volta avvertivo un sentimento di unione tra la gente. Sentivo nascere in me una nuova volontà. Come se non rimanesse nulla dei miei vecchi valori. Come se tutto dovesse essere riconsiderato. I ragazzi e gli studenti del ceto medio si arruolano volontari. Molti non sono nemmeno maggiorenni. Hanno una sola preoccupazione: non arrivare al fronte troppo tardi, quando la gloria della vittoria è già stata conquistata. Le loro vite precedenti sembrano ormai grigie. Ora finalmente tutto ha un senso. Il loro entusiasmo ha una nuova definizione: lo spirito di agosto. Non c'è più posto. Troppi volontari. Come possono essere troppi? Peter e gli altri si sono recati in caserma di buon'ora per la visita di leva. Sono tornati alle 6. Erano stati tutti scartati. Come non serve? La speranza di poter tenere Peter a casa. Sì? Grazie. Hanno i ropinci a posto. Non dirgli nulla. Kate, per favore. Sì.
Oggi, in tempi del genere, sembrava un'idiozia che i giovani andassero in guerra. Sembrava tutto così triste e assurdo. Scioccamente ci si illudeva che loro non avrebbero preso parte a una tale follia. Poi, come una doccia gelata, ci si rendeva conto che dovevano. Dovevano farlo. Negli anni precedenti ero stato fortunato. Mi avevano riformato perché a 15 anni mi ero ferito al pollice con una sega circolare. Ma stavolta, col cuore colmo di ansia, mi sono recato all'ufficio di reclutamento per sottopormi a tutti i controlli necessari. Allora, chi è questo perfetto esempio di guerriero? Kasser, Carl. 26 anni, a gennaio sono stato riformato. Riformato? Non vuole colpire qualche serbo per il suo Kaiser, buon uomo? Sì, se fossero solo i serbi, ma i russi... Russi, serbi, bosniaci, meritano tutti una lezione. Giù i pantaloni. No, è tutto a posto laggiù, vostra eccellenza. Ma non riesco a stringere il pugno a causa del mio pollice. Capisco. Allora dovrà tirare le granate con l'altra mano. Idoneo, il prossimo. Karl Kasser, 26 anni, è un agricoltore di Kilb, nella Bassa Austria. Come molti contadini, non cerca una morte gloriosa sul campo di battaglia. Lo preoccupa di più arare il suo campo. La sua terra è stata governata per decenni dal Kaiser Francesco Giuseppe. La doppia monarchia austro-ungarica è un impero multirazziale che include 8 etnie e 17 terre. Un crogiolo di popoli e culture diverse. Per molti anni è stato guidato e retto da una classe dominante composta da ufficiali tedeschi e ungheresi. Ma ora questo sconfinato impero rischia di sgretolarsi. Polacchi, cechi, ruteni, rumeni, croati, italiani e bosniaci. Tutti bramano l'indipendenza. Ironia della sorte, la guerra unirà nuovamente tutti questi popoli sotto il vessillo degli Asburgo. Avanti il prossimo. Sono stati arruolati tutti quelli che prima erano stati giudicati non idonei, fino ai 42 anni. Sono stato assegnato all'80° reggimento di fanteria. Non è facile arruolarsi in un reggimento polacco anziché tedesco. L'uniforme era piena di strappi, così ci siamo esercitati col cucito. Ehi, ragazzo, puoi passarmi quella giacca? La giacca, puoi passarmela? Allora, non so chi di voi capisca il tedesco, ma lo dirò una volta sola. I bottoni possono essere ricuciti, ma le scarpe sono fondamentali. Marcerete a lungo. Mosca è molto lontana. Chiaro? Anche se sapevo di non essere il solo, il mio cuore era a pezzi all'idea di lasciarmi alle spalle tutto ciò che amavo e che mi era caro, e di marciare verso l'ignoto. Nonostante sia stato l'impero austro-ungarico a cominciare la guerra, non era per niente preparato ad affrontarla. La sua strategia prevede di lanciare il grosso delle sue forze contro la ben più piccola Serbia a sud. Il lungo confine che separa l'Austria dalla Russia è difeso piuttosto debolmente. Ma la Russia invade la frontiera molto più rapidamente di quanto si aspettassero i generali a Vienna. Tutti i piani strategici austriaci sono stati divulgati al nemico da spie all'interno dello Stato Maggiore. All'avanzata del nemico scoppia il caos. Il risultato è un ingorgo stradale lungo 100 chilometri.
Molti soldati non sono abbastanza motivati a combattere per la piccola classe egemone tedesca e ungherese, soprattutto quelli provenienti da regioni di lingua slava. La solidarietà verso il nemico è molto diffusa. I loro ufficiali non parlavano neanche la loro stessa lingua. Ai serbi e ai polacchi residenti nel regno asburgico si chiede di marciare contro i compatrioti presenti nelle nazioni vicine. Slavnostne prisahame na Boha všemohúcim, jeho apoštolskému veličenstvu, našemu knižeti a pánu Francisku Josefu prvnímu. Re apostolico di Ungheria, Granduca di Toscana, la nostra devozione del nostro dovere. Bitvach, burzach, starciach i przedsięwzięciach wszelkiego rodzaju, słowem, trupele nostre, stragure nostre, drapelure nostre. Di non impegnarci in alcun accordo con il nemico, di rispettare fedelmente le regole di guerra e il codice dei soldati. E di non venire meno al nostro onore, nella vita come nella morte. Che Dio ci aiuti. Amen. 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 Il giuramento ci ha impegnati per mezza giornata. È stato pronunciato in 5 lingue perché provenivamo da nazioni differenti. Eravamo tutti già provati. Il rancio era pessimo e avevamo già cominciato a disperarci. Appesantiti dal nostro equipaggiamento, ci siamo messi in marcia verso il nostro amaro destino. Sudavamo freddo al pensiero di ciò che ci attendeva. Dietro al front! Avanti, marsch! Sono una cosacca e non ho paura. 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 Pensa, si è liberato un posto proprio a Neuru, un reggimento prussiano storico. Avevo nascosto nella fodera della giacca di Peter denaro francese e rosso, ma poi l'ho tolto, perché avrebbero potuto giustiziarlo se gli avessero trovato banconote francesi. Meglio mettere solo denaro tedesco. Parto proprio oggi, dritto alla caserma. L'Inghilterra ci ha dichiarato guerra. Che altro ti aspettavi? Ora sono tutti contro di noi. Tutti. È troppo tardi, Carla. Grazie, madre. Non me ne dimenticherò. Il 4 agosto la Gran Bretagna dichiara guerra alla Germania. Il popolo inglese sfoga la sua rabbia razziando i negozi gestiti da tedeschi. L'invasione del Belgio neutrale ha scatenato un'ondata di indignazione. 100.000 soldati vengono inviati in Belgio. Il coinvolgimento delle maggiori potenze mondiali con colonie e stati annessi di tutti i continenti trasforma questo conflitto europeo in una guerra mondiale. Vedrete, tornerò tra poche settimane. Vi saluterò a Parigi. Ci siamo congedati. Lui mi ha ringraziata, io ho ringraziato lui. Poi ho sentito che sarebbe morto. Oggi ho detto addio al mio amato. È partito. Quando il treno ha iniziato a muoversi, sono stata assalita dal terrore. Perché stavolta mi stavo separando da tutto ciò che rendeva la vita degna di essere vissuta. Madre adorata,
Come temevi, ho lasciato Aberystwyth. Gli unici due veri amici che avevo sono partiti. Non ho fatto nulla che vi possa arrecare vergogna come genitori. Anzi, credo che il mio gesto non farà che portarvi onore. I miei nervi erano al limite. Sentivo che non avrei mai più rivisto la mia famiglia e le lacrime mi riempivano gli occhi. In partenza per il fronte. È un giorno triste. Ho pregato la mia sposa di non seguirmi, di non accompagnarmi alla stazione. Mi avrebbe privato, le dico, del poco coraggio che mi rimaneva. Ho baciato la mia Nuria per l'ultima volta. Mi ha gridato: hai promesso di non piangere. Mi vergognavo. I miei commilitoni cantavano, ma io non riuscivo a smettere di piangere. Andate in guerra? Sì. Posso venire con voi? Se proprio lo desideri, ragazzina. Andate al fronte, giusto? Per quando saremo arrivati al fronte, la guerra sarà finita. Possiamo andare! Non esagero quando dico che non provavo rimorso né paura. Ero una cosacca. Ero spinta dal cieco istinto di seguire gli uomini in guerra. Essere trascinata da quella marea era un'avventura per me, proprio come avevo sempre immaginato. Alla fine dell'estate del 1914, treni come questi attraversavano tutta l'Europa. Per anni, gli strateghi militari di entrambe le parti hanno lavorato in segreto in attesa di questo giorno. È il momento. È guerra. Per la prima volta nella storia, i frutti del progresso permettono la mobilitazione simultanea di milioni di soldati. Ha inizio un'operazione pianificata nel più piccolo dettaglio. Ogni soldato viene assegnato a uno scompartimento di un treno e l'intero traffico ferroviario è impostato minuziosamente. Ogni nazione si tuffa con entusiasmo nella guerra, convinta di aver spianato al meglio la strada per una vittoria veloce. Martedì 4 agosto 1914. Papà ci ha detto che è stata dichiarata guerra tra Francia e Germania. Il 28esimo, il 30esimo e il 140esimo reggimento sono già partiti per il fronte. I soldati sono entusiasti. Da qui possiamo sentire i cannoni. Avanti. Mangia. Abbiamo notizie sulla battaglia di Alkirch. I soldati hanno conquistato la città con le baionette, mentre la cavalleria inseguiva la retroguardia tedesca. I soldati celebrano il trionfo sulle postazioni di frontiera conquistate. Yves Congar, di 10 anni, vive a Sedan, nel nord della Francia. Il padre è troppo vecchio perché vada in guerra. Ma ricorda molto bene l'ultima guerra. La catastrofe del 1871. La città natale di Yves ha avuto un ruolo fondamentale in quel conflitto. È stato teatro della disfatta francese al termine della guerra franco-prussiana. Dopo la sconfitta, la Francia ha dovuto rinunciare alle ricche province di Alsazia e Lorena. Un trauma su scala nazionale. Agli occhi dei francesi, la vicina potenza germanica si trasforma in un mostro assetato di sangue con cui è impossibile negoziare e che deve essere sconfitto a qualunque costo. Per questo la Francia si è impegnata pazientemente per costruire un'alleanza con la Russia, cui si è presto aggiunta la Gran Bretagna. Per fortuna non c'erano aerei nel 70, dannati tedeschi con i loro marchingegni. Ma siamo noi ad avere gli aerei migliori. Vero, papà?
Ecco un breghè che sgancia bombe sui tedeschi. Io non li vedo, i tuoi aerei. Ma certo, si nascondono tra le nuvole. E poi, boom, fanno esplodere tutto. La grande battaglia non è ancora cominciata. Se gli aerei tedeschi vengono a bombardarci, risponderemo a colpi di cannone. Oggi ne abbiamo abbattuti alcuni tra Florianville e Carignan. Gli aerei tedeschi ci hanno sorvolati. Poi hanno cambiato rotta. Quasi nessuno è in grado di prevedere la portata della guerra che sta per essere scatenata. Gli eroi coraggiosi su alti destrieri non giocano più alcun ruolo. Per anni le grandi potenze hanno accumulato le armi più moderne dall'inimmaginabile forza distruttiva. La Gran Bretagna e la Germania sono coinvolte in una frenetica corsa alle armi dall'inizio del secolo per la supremazia sul mare, sviluppando navi da guerra corazzate. E il conflitto stavolta conoscerà per la prima volta un nuovo teatro. Il cielo. Aeroplani e dirigibili, meraviglie create con le tecnologie più recenti, si trasformano in macchine per uccidere. Il mio cuore si era imposto una sorta di armistizio. Non piangevo più, a volte ero persino serena. Finché il mio bambino era ancora vivo, aleggiava nella mia mente la convinzione che tutto si sarebbe risolto. I bollettini dalla Francia portavano buone notizie. Sembrava che la soluzione fosse vicina. Sul fronte orientale la guerra infuriava da giorni. Lungo una linea di 400 chilometri si combatteva furiosamente. Se si ascoltava in silenzio, era possibile sentire la terra tremare. Era una sensazione sinistra. I russi uccidono donne e bambini nella Prussia orientale. Lo ha detto una sopravvissuta al mercato. Lo dici solo per spaventarmi, ma io non ci casco. Hanno inchiodato una donna alla porta di un fienile. Così. I russi non arriveranno qui, vero? La dodicenne Elfriede Kur vive a Schneidemühl, nella provincia della Poznania. La giovane vive con la nonna e frequenta la scuola della cittadina. Schneidemühl si trova al margine orientale della Germania. Il confine con la parte della Polonia annessa alla Russia è a pochi chilometri di distanza. Come molti altri studenti in tutta l'Europa, il 1 agosto 1914 Elfriede comincia a tenere un diario di guerra. Come dice l'antico proverbio tedesco, molti nemici, molto onore. A scuola i professori ci hanno detto che era un dovere verso la patria non servirci di parole straniere. All'inizio non capivo cosa volessero dire. Cominciamo dal francese, una lingua che si diffonde come un cancro nella nostra meravigliosa Germania. Ho capito, non dovevo usare la parola Dieu, è francese. È un onore per noi dire Lebwohl o Auf Wiedersehen. Oppure, se preferite, Gruß Gott. Metteremo in una cassetta di latta 5 Pfennig ogni volta che useremo termini inopportuni. Utilizzeremo questi risparmi per comprare lana per fare lavori a maglia per i nostri valorosi soldati. Ma la mia mamma dice sempre... Non si usa per una madre germanica quell'abietto termine gallico. Da quel momento dovevo chiamare la mia mamma madre. Ma madre non è abbastanza affettuoso, mi piace mammina. Ho buone chance di imparare. Possibilità, Elfriede. Si dice possibilità. Gli strateghi tedeschi non si aspettano un rapido attacco russo. Ma già a metà agosto 1914, due eserciti, apparentemente inarrestabili, avanzano nella Prussia orientale. Il piano dello zar è semplice quanto brutale.
spingere milioni di soldati fino a Berlino. Dopo solo pochi giorni, la Germania si ritrova a combattere aspramente su due fronti. La gente era inquieta. Ho sentito che alcune famiglie avevano già lasciato Schneidemühl. A pochi chilometri dalla città si cominciavano a scavare delle trincee. Che stai facendo, Elfriede? Io controllo lo stato delle provviste, in caso dovessimo partire. Sono passati in città altri profughi dalla Prussia orientale. Non lascerò Schneidemühl. Allora, resto con te. Oh, oh cielo! Tranquilla, nonna. Non temere. Il Kaiser ci proteggerà. Oh, bambina mia. Bambina mia. La Germania ha invaso il territorio belga e l'Inghilterra ha appena dichiarato guerra alla Germania. Ora ci sono 10 nazioni in guerra. I belgi hanno fatto saltare 2 ponti. Stanno minando le strade anche a Sedan. Che succede, papà? I tedeschi si avvicinano. Ma papà, abbiamo quasi liberato l'Alsazia. I tedeschi fuggono come conigli. È scritto qui. Ora basta, Eve. La sola cosa alla quale puoi credere leggendo i giornali è il meteo, non quello che succede in guerra. Pare che non sia vero. Non so altro. Mio padre aveva ragione. Potevamo sentire gli incessanti colpi di cannone e il fuoco dei fucili e delle mitragliatrici. Mio nonno, che parlava sempre della guerra del 1870, aveva paura che l'intera città saltasse in aria. La guerra porta un intero continente sull'orlo del baratro. Si abbatte su un'area densamente popolata, spargendo paura e terrore. Donne, bambini e anziani dal futuro incerto fuggono dagli invasori che avanzano e dal loro fuoco mortale. Centinaia di migliaia di profughi lasciano la Prussia orientale minacciata dall'armata russa. 100.000 ebrei abbandonano la Galizia per riparare a Vienna. In Belgio, oltre 800.000 persone cercano di sfuggire all'avanzata tedesca. Ma la situazione peggiore è nei Balcani. Oltre 1 milione di persone cercano riparo dalle truppe austro-ungariche in cerca di vendetta. L'Europa non assiste a uno scenario simile da oltre 100 anni. Le nostre madri ci abbracciavano come chiocce con i pulcini. Non si trovava acqua da nessuna parte, solo nelle impronte degli zoccoli dei cavalli. Raccoglievamo col cucchiaio piccole sorsate di poltiglia fangosa. Questo posto è peggiore di un deserto. Davanti a noi solo cenere. E in mezzo alla cenere ombre di uomini che patiscono il freddo e la fame. Emil è partito con un solo paio di scarpe. Dopodiché non ho mai più rivisto quel povero ragazzo. Mi appare spesso in sogno con i miei fratelli e le mie sorelle. Ma Emil è quello che mi manca più di tutti. Abbiamo appena avuto il tempo di riempire una valigia. Avevo un solo pensiero in mente. Dove dobbiamo andare? In nome di Dio, dove potevamo andare?
I profughi alla stazione si urtavano l'un l'altro, come se fuggissero da un teatro in fiamme. Solidarietà, umanità, tutto era stato spazzato via. Martedì, un martedì terribile. Eccoli, quei barbari sfilavano sotto le nostre finestre. Abbiamo sentito tuonare un ordine brutale. Suona come... L'intera strategia di guerra francese si concentra sull'attacco. I generali hanno pensato di poter vincere un'altra guerra con la loro tattica di offensiva a oltranza. Si riteneva che la superiore forza di volontà delle truppe sarebbe stata decisiva per la vittoria. Non è stata allestita alcuna difesa. Ma l'offensiva francese si ferma dopo pochi giorni. Mentre la potente macchina da guerra tedesca avanza molto rapidamente, penetrando a fondo sul suolo francese. A 3 settimane dallo scoppio del conflitto, le truppe germaniche invadono Sedan. I tedeschi erano alla porta del signor Benoit. Cercavano soldati. Yves, sei impazzito. Hanno abbattuto il cane perché abbaiando avrebbe potuto allertare i francesi sulla presenza di pattuglie tedesche. I tedeschi sono dei mostri, dei ladri, assassini e incendiari. Sono sicuro che non vivrò mai un'altra esperienza così terribile in tutta la mia vita. L'avanzata dei tedeschi in Francia e in Belgio è segnata da numerosi crimini di guerra e da atrocità. Le truppe si aspettano di attraversare il territorio indisturbate. Ma i belgi rispondono con una strenua resistenza. Siamo un paese, non una strada di transito, è il loro grido di battaglia. Si diffondono voci su partigiani e franchi tiratori. I campanili delle chiese vengono distrutti perché possono costituire punti di osservazione. Numerosi palazzi di inestimabile valore storico sono ridotti in macerie. Più di 6.000 belgi vengono fatti prigionieri o giustiziati fra lo sdegno di tutto il mondo. La condotta tedesca fornisce il materiale ideale alla propaganda degli alleati. Le atrocità realmente commesse sono arricchite da vere e proprie montature. Si afferma che le truppe tedesche abbiano fucilato donne e massacrato bambini per pura sete di sangue. Simili rapporti sono particolarmente diffusi nell'impero britannico, dove non c'è un servizio di leva obbligatorio e l'esercito si affida alla sua capacità di reclutare volontari. In realtà, le atrocità peggiori vengono commesse dalle truppe asburgiche in Serbia. Il minimo accenno di ostilità è vanificato con esecuzioni di massa. L'invasione della Prussia da parte delle truppe zariste scatena il panico in Germania. Altri orrori si prospettano. I cosacchi si dedicano a razzie e saccheggi nei territori conquistati. L'esercito tedesco investe tutte le risorse disponibili a est. Dio ha guidato le mani dei nostri valorosi soldati e ha benedetto le loro armi. I russi sono stati ridotti in frantumi, uomini, cavalli e cannoni. Il Kaiser ha ordinato che dopo tante vittorie la scuola sia chiusa. È una vittoria ancora più grande di quella a Sedan nel 1870. Ma la notizia è arrivata tardi e dobbiamo ancora seguire matematica e geografia. Ah, purtroppo. Perché ci sono state più vittime prigionieri che a Sedan. Una vittoria così ogni giorno e non dovremo mai più tornare a scuola.
Kur. Alla fine di agosto 1914, l'esercito tedesco riesce a infliggere un colpo devastante ai russi nella Prussia orientale a Tannenberg. Il tentativo da parte dello zar di sconfiggere la Germania con un'azione fulminea da est è così sventato. Circa 100.000 soldati vengono fatti prigionieri. Oltre 30.000 uomini muoiono ai laghi Masuri. Non faccio che pensare ai russi nelle paludi. Immagina come sono affogati. Prima il petto, poi le spalle, poi il mento, la bocca e il resto. Elfriede mi mette i brividi. La guerra ora non mi diverte più. Entro Natale sarà finita. Purché non perdiamo. Mia nonna dice che non abbiamo mai perso una guerra da quando è nata lei. Ed è molto tempo. Non perderemo neanche questa. Allora, signori, vi auguro buon appetito. Come al solito, l'odore del pranzo è delizioso. Siamo sorpresi di essere ancora vivi. Sembra tutto così irreale. Ma dobbiamo abituarci. Sedan è piena di tedeschi. Un ufficiale, il capitano Nemnik, vive a casa nostra. Guarda, è per te. Come vuoi. Stamattina ha fatto arrostire 4 polli. Il suo ufficiale d'ordinanza ne ha mangiato uno intero da solo. Che cosa stai scrivendo? Compiti. Di storia. Che stai studiando? Gli Unni. Alla lezione di storia ho letto: gli Unni sono calati in Francia e hanno bruciato tutto al loro passaggio. Dopo 1400 anni di civilizzazione, com'è possibile che in Europa esista ancora un popolo così barbaro da lasciare una tale scia di distruzione e atrocità? Queste pagine che scrivo dovrebbero essere appuntate sulla schiena dell'imperatore Guglielmo. Sabato 10 ottobre 1914. Anversa è caduta e il cielo era di nuovo blu. Oh, Carl, questo è un segno. Deve essere un segno. Peter avrà lasciato il fronte. E questa bandiera, Kate? Lo so, Carl. Lo so. Ma oggi è giusto così. Oggi, 10 ottobre, per la prima volta noi, ferventi e convinti socialdemocratici, appendiamo la bandiera nera, rossa e bianca del Kaiser fuori dalla camera di nostro figlio, per Peter e per Anversa, ma soprattutto per nostro figlio. I tedeschi celebrano la conquista di Anversa 9 settimane dopo l'invasione del Belgio. Ma, secondo i piani, avrebbero dovuto impiegare 9 giorni. La Germania non aveva previsto la strenua resistenza belga né l'enorme potenza di fuoco dell'esercito britannico. In una battaglia che si protrae per più giorni, le truppe francesi e britanniche fermano l'avanzata tedesca appena fuori Parigi. Si tratta di un punto di svolta nella guerra che i francesi ricorderanno come il miracolo della Marne. Una vittoria importante dopo le numerose disfatte delle prime settimane di guerra. Le successive offensive tedesche si rivelano infruttuose, ma anche la controffensiva anglo-francese si trova in stallo. I soldati sono sfiniti e a malapena in grado di combattere. Dopo soli 3 mesi di guerra, i militari caduti sono più di 1 milione. È mio doloroso compito informarla che suo figlio, adempiendo il proprio dovere verso la corona britannica e la nazione,
Ha compiuto il più estremo sacrificio che la Repubblica potesse richiedere, per la gloria e l'onore della Francia. Lei e la sua famiglia avete l'eterna gratitudine della dinastia imperiale degli Asburgo e di tutti i suoi membri. Vi garantiamo che la sua morte... Non è stata vana, né sarà dimenticata. Nel corso del più recente attacco all'armata della Grande Madre Russia, vostro figlio ha combattuto con sprezzo del pericolo e... Noi ufficiali tedeschi piangiamo con voi la morte di questo compagno d'armi valoroso e uomo generoso. Lo abbiamo sepolto là dove è caduto. Oggi presentiamo L'Abisso, primo episodio dei Diari della Grande Guerra, una serie internazionale prodotta in occasione del centenario del primo conflitto mondiale. La storia di uomini e donne che hanno vissuto sulla propria pelle quei tragici eventi. 14 vite travolte dall'immane catastrofe ricostruite attraverso diari e lettere. 14 protagonisti scelti da un team internazionale di autori e ricercatori in 4 anni di lavoro. 14 esistenze per raccontare un'ecatombe. In questa prima puntata, siamo nell'estate del 1914, si parte per il fronte. Molti soldati credono di tornare a casa per Natale, ma è solo un'illusione. Buona visione. Potevamo viaggiare dall'Oceano Atlantico al Bosforo in pochi giorni. Le ferrovie collegavano i più remoti angoli d'Europa. Le distanze non avevano più alcuna importanza. Tutto sembrava possibile. L'unica cosa che dovevamo fare era sognare in grande. I bambini erano emozionati dalle velocità vertiginose che la nuova tecnologia offriva. Il futuro era a portata di mano. Sembrava così radioso e leggero, ma non avevamo idea di quanto fosse incerto il terreno su cui ci muovevamo. Fino all'estate del 1914. Quel primo di agosto cercavo mio padre tra i campi. Papà! Le campane riecheggiavano da ore. Papà! Era successo qualcosa. Papà! Quando non è un giorno di festa, le campane suonano solo se accade qualche disgrazia. Papà! Papà! I rintocchi provenivano anche dal villaggio vicino. Com'era diverso il loro canto quel giorno. Sembrava che implorassero l'aiuto di qualcuno. Papà!
papà! Che succede? Marina. Mio padre era il colonnello dei cosacchi del Kuban, un uomo orgoglioso e severo. Quel giorno mi strinse e mi baciò senza parlare, come non aveva mai fatto. Cinque settimane prima. Sarajevo, capitale della Bosnia. Il 28 giugno 1914 la città attende il principe Francesco Ferdinando d'Asburgo. All'improvviso risuonano gli spari. Francesco Ferdinando e sua moglie Sophie vengono assassinati in pieno giorno. La morte dell'erede alla corona getta le più antiche case regnanti d'Europa nello sconforto e in una rabbia impotente. Perché ben presto emerge la verità. L'istigatore dell'attentato viene dalla vicina Serbia. I generali austriaci inneggiano a una guerra contro il terrorismo. Una spedizione punitiva contro la Serbia. A Sarajevo viene dichiarato lo stato di emergenza ed è mobilitato l'esercito. La Serbia richiede l'aiuto della potente Russia, mentre l'Austria ripone le sue speranze nell'alleata Germania. Non lo firmerò mai. Devo andare al fronte. Smettetela di Ha la sola idea di sacrificare Peter. Non puoi aspettare che ti chiamino alle armi. Una volta mi hai promesso che non sarai mai stato un vigliacco. Mai. Che c'entra la vigliaccheria? Vanno tutti. Non posso essere da meno. Questa guerra cambierà tutto. Renderà tutto migliore. Non lo capisci? Era inutile discutere perché ascoltava solo il richiamo della guerra dentro di lui. Il piano di guerra tedesco prevede innanzitutto di marciare contro il suo nemico storico, la Francia. Il Belgio neutrale è considerato un corridoio sicuro. Parigi deve essere occupata in 6 settimane. Solo allora l'esercito potrà muovere a est contro la Russia, alleata della Francia. È un piano per una guerra su 2 fronti. Ma i tedeschi confidano in un'azione rapida e decisa per mettere fuori gioco prima la Francia. All'inizio di agosto del 1914, l'impero tedesco dichiara guerra alle vicine Russia e Francia. Trattarmi come un bambino. Per noi lo sei. La patria non ha ancora bisogno di te. Forse non degli altri miei coetanei, ma di me sì. Karl si opponeva con tutte le sue forze. Cerca di ragionare. Non capisci? Gli ero grata per come si batteva per nostro figlio. Non devo ragionare, ma agire. E basta. Peter, ti prego. Che ne sarà della patria tra 20 anni se morirete tutti? Goethe Kollwitz è l'artista più celebre della Germania. Le sue tematiche sono la miseria sociale, la protesta e la morte. È una convinta socialdemocratica che vive a Berlino con la famiglia. Il marito Karl è medico.
L'impero tedesco, con la sua capitale in rapida crescita, è ormai una potenza mondiale di stampo moderno. Ma è la nobiltà ultraconservatrice prussiana a detenere il vero potere. Alla loro testa c'è l'imperatore Guglielmo II, un sovrano che sembra confondere il mondo con un palcoscenico teatrale. Le vittorie militari contro gli stati vicini sono ciò che ha unito la Germania, ma l'hanno anche condotta all'isolamento. La nazione si sente circondata da potenze ostili. L'unico alleato rimasto è l'impero austro-ungarico, governato dal suo vecchio imperatore Francesco Giuseppe, e Guglielmo intende sostenerlo nella sua guerra. Il mio animo era scosso da inquietudine e disperazione.